balena mi cerca un buco che induce scappa fuori l'acqua. Ci troviamo a Bastia de Fabriano, alle pendici del Monte Cucco. È la terza volta che veniamo a Monte Cucco stanno. Questa è la fine della trilogia. Dobbiamo andare lassù adesso, a cercare i buchi, dandu che scappa fuori l'acqua. Che ore? Le 11:15 ancora stiamo qui al paese. È un po' tardi. Astora dovemmo essere lassù. Astora dovemmo essere dentro il buco dell'acqua. No, dobbiamo buccare dentro lì per vedere dove viene fuori con l'acqua. E dovemmo pure aprire il buco per vedere. Per vedere dentro che c'è. E se è possibile me ce caccio pure dentro. Il paese dove stavi prima? Bastia. Laggiù in lontananza le fabbriche dei merloni de Fabriano, il cuore industriale delle Marche. Adesso noi dallo schifo della città di Fabriano con le sue fabbriche andremo nel paradiso del Monte Cucco. Lassù? Sì. La punta eccelsa. Ah, noi arriveremo lassù? Sì. Dopo lassù dietro là però c'è una vallata dove che c'è l'acqua. C'è la gola? Sì. 7 chilometri di strada polverosa ci aspettano. Adesso noi dobbiamo salire su, dobbiamo andare là, poi tanto non si vede niente. Eh? E dobbiamo salire, dobbiamo andare a finire. Ah, dobbiamo andare lì, guarda, sì. Vedi? Il dito tuo andò. Eccolo. Eccoli. Eccoli, due diti. Questa strada qui che va su, imbrecciata, arriveremo là. E poi dobbiamo andare a finire là, nel punto in mezzo. Fammi vedere che non vedi. Dove è che i due monti si abbassano. Lì. E quella vallunata lì, là quella dietro, quello che c'è, non lo sapevo ancora. Quello che c'è, la sorpresa che Dio ci farà dietro là. Guardate le stelle appenniniche! Quasi alla fine della strada, oh. Siamo quasi arrivati, però non è detto perché non è sicuro che dobbiamo proseguire il percorso. Finisce tutto! Strada sestata, c'è scritto. Dissestata. Dissestata, andate via le lettere. Siamo al confine tra Marche e Umbria. L'Umbria è qua. Sigillo quel paese lì. Ed è qua le Marche. Ed è qua le Marche, Fabriano. Quei paleri è il confine, quei siamo al confine, capito? Tra Fabriano e Sigillo, tra Bancone e Perugia. A quello là, quello laggiù è Fabriano. Sì. Oh. I pali. Sì. Tra le Marche. Chi?
Lì siamo proprio al confine tra le Marche e l'Umbria. Aspetto che c'è. E questa è la strada che abbiamo fatto fino adesso. Allora tu hai montato là. Là, là dietro la gola. Là. Sì. E queste non sono nuvole. È scie chimiche. Per imbambicci i cervelli, per andare a fare spesa e per scupare con gente che non ce ne vada a scupare. E convincici, perché ci manipola il cervello le scie chimiche, sa la chimica, sa l'aria che respiriamo, ci manipola dentro, ci convince a fare robe che se no non le faresti mai. E così sprechiamo anni e anni della nostra vita nel cesso. Però almeno se c'è quell'ora, ci convince a fare quello che dice nell'ora, dopo i soldi no, li dammo a questi lì che non compriamo la roba, che questi ci convince, capito? E questi fanno i miliardi, capito? Oh, a chi siamo? Al valico Monte Testa Grossa, 1079 metri. Dove? A chi è scritto? Ah, adesso... Non si legge, io. Ah lì, che c'è scritto? Ce vedi? Sì, ai confini del parco del Monte Cucco. Le coppe, le riprese lì. Ah, questa è fresca, eh? Vedi che ci vai gli animali, vedi? La merda. Uscisse zanzare, bevene e magnene. Sì, perché prima mangiava solo, adesso beve pure almeno. Oh. Va a posto. C'ho sete. Adesso mi li finisco tutti e tre. Già li finiti tutti e tre. Come fai di scuola, che ce la fa? La gola starà di qua. Adè però non da mulla. Adè però andiamo qua, perché non tutto le dobbiamo vedere i posti, perché dopo di oggi basta venire qua su, no? Quest'anno. Dopo andiamo là. Dopo là. Due questo senza macchina. Sì. Proprio adè tu a passare questo. Sa chi è qua su. L'uttacchi il segnale? Chi è che l'ha buttato la staccata? Non lo so. Vai, mettilo qua su, vai. Così almeno è più evidente. Uno che passa in questa strada andua. Giusti pure questo? No, questo non si poggia tanto facilmente. Fatto? Parco del Monte Cucco, grotta di Cucco, Pian di Monte. Allora andiamo a Pian di Monte adè. Vai! La gola del Rio Freddo dovrebbe essere sotto là. Quanto è bello questo cavallo. Capito? Sì. Uno sente i cavalli, sente se gli vuole bene una persona. Ma deve essere a me. No, vai. Sì, dai.
Questi chi? Questi grossi chi, sai, i corni più lunghi, e i tori. Tutori. Rumigane. C'hanno le zampe del maiale. Sì. Oh, inizia la messa? Sì. Partene le se vuole ne bevo. Guarda, gli mangia le zecche. Guarda, io il cavallo e la cavalla, guarda le se vuole ne bevo. Gli togli le zecche, sai dentro. Pensate un po'. L'affetto che c'hanno animali. Anzi, come gli esseri umani, che la dolcezza non c'è più nei rapporti. Solo sesso, solo interesse, solo egoismo. Sto con uno solo per il mio interesse personale egoistico del mio godimento. Non più come dolcezza come gli animali. È meglio gli animali che gli uomini dal suo punto di vista. Come gli uomini sono diventati, perché sennò nel disegno originario del Dio non doveva esserci. Doveva esserci ben più dolcezza e più amore nell'uomo che rispetto agli animali. Guarda, oh, tutte mosche che pare zinze, tutte verdi. Sì, sì. Guarda, oh! Ha preso la forza del maiale a merda, è diventato il color merda. C'è pure il piscio lì dentro, apposta magnene. Sì, sì, sì. Magnene e bevene chi? Come abbiamo detto prima, cos'è? Che razza di mosche è queste, oh? Mosche gialle color merda, c'hai ragione te, oh? Sì, oh. Queste no, l'uomo di oggi è diventato come una mosca. Magna la merda, scopa contro... Sì, perché ficca il cazzo in culo. Dove c'è la merda, gli si smerda tutto. È apposta diventate come gli mosche. Gli piace la merda agli uomini, oh. Gli piace la merda agli uomini. E poi no, gli uomini... La merda delle donne, no? Gli uomini per di anche la donna e l'uomo. Sì, anche la donna, sa. La perversione satanica. Satana è venuto nel mondo per mettere a soqquadro il piano di Dio. Non è che finisce la strada del Monte Cucco? Questa qua è il sentiero per la grotta, però non famo questo qui, non andiamo di là, a Val di Ranco! Come ho detto prima, noi andiamo a vedere la sorgente del Rio Freddo! Mezzo a cui alberi? Sì! Ah, lì sotto lì! Sì, sì! Si chiama sorgente Sirta! Tu è che c'è scritto? Sì! Da qui si può ammirare il profilo del Monte Cucco, che ha conservato la forma del blocco di calcare massiccio risalente alla piattaforma carbonatica del Giurassico. Dal decollo sud parte il sentiero che conduce all'intocco principale del sistema ipogeo, un pozzo profondo 30 metri. Quasi. Il sistema calcico del Monte Cucco è tra i più estesi d'Italia, da uno sviluppo sia laterale che verticale imponente. In successione e profondità di pozzi e gallerie è stata generata grazie alle dimusogeneità presenti nel calcare massiccio, il contatto tra i vari banchi calcarei, i sistemi di faglie e le fratture. Attraverso queste vie sotterranee le acque del bacino idrografico sviluppato a est dell'antico Rio Freddo sono penetrate nella massa rocciosa. E una volta rese aggressive dal mescolamento con acque profonde particolarmente acide e calde, hanno realizzato il complesso sistema IPA. Con l'approfondimento dell'alveo del Rio Freddo, la rete di gallerie e pozzi si è ampliata sempre più. Anche i punti di risorgenza delle acque sotterranee si sono abbassati progressivamente, via via che l'acqua ha scavato nei calcari. Prima presso il Faceto Tondo, quindi presso le Orzare e infine attualmente presso la sorgente Circa. Una scultura da scopata. Scopata, piedi da scopata. Culo da scopata. Fica da scopata. Voce da scopata.
Adè che indù passiamo, destra o sinistra? Viale Ombroso. Comunità Montana Alto Chiascio. Chi mi ha sbagliato? Tortocca, torna indietro! Allora, noi dovremmo andare a cercare le sorgenti del Rio Freddo. Comunque se vai qui, grazie. Posto, andiamo giù qua. Sto sentiero che scende giù qui, come mi immaginavo io però, In fondo dopo incontreremo il fiume. Quella discesa lì, quella parete della montagna, pare un'irrealtà. Guarda lì. Guarda le radici, oh. Hanno acchiappato tutta la collina. Fino là, oh. Oh, c'è l'eco. Ah, se puoi andare. Oh. Oh. Madre dei faggi, 10 minuti del sentiero. Sì? Dopo però, magari, se stasera famo presto. Dammo vedere. Vabbè. Allora, andiamo qua giù! Via! Questo è Rio Freddo. Sentiero delle forre del Rio Freddo. Oh. Il nostro obiettivo di oggi? Sì. Questo è il fiume doveva nascere qui, nella parte più alta della valle, no? Però è secco. Sarà come alla Valle dell'Ambro, che... dove le sorgenti è secco e dopo l'acqua scappa fuori più a basso. Guarda che dulina lì. C'è un albero in mezzo nato. Comunque qui le sorgenti dovrebbero essere cappettate. Sì. Sicuramente qui dov'è che il proprio mi nasceva... sembra che sono captate, perché nasceva da qui il fiume e adesso prende nell'acqua e così a posto, se seccato. Sì, senti? Lo stillicidio delle acque qui sotto? Vedi col tubo pure nero? Sì. Questo è un pozzo che viene da proprio dalle falde acquifere. Come il fiume Tenna. Captate. Captate, non c'è più il lago o le risorgive, perché hanno scavato da sotto e hanno preso l'acqua per gli acquedotti. Quindi noi non potremo entrare dentro il buco? No. Anche volendo. Già c'è chi c'è bucati dentro il buco. E allora il buco è stato tappato dal cemento, come fammo a bucare dentro? Niente. Ci dobbiamo accontentare del defora. E poi vedi? Oh, l'acqua, oh! La fogna, questa è la fogna! C'è la merda! La carta igienica, vedi lì, tutta gialla, le merde, stronzi! Apposta! Chiude un po', apposta, besta! È lo scarico del ristorante. Tutte merde troviamo in questo mondo, tutte merda. Però questo qua è le sorgenti di questo, è la cappettazione però. Tutte pure, gli scarichi sono del paese questo. Quindi dici che questo è un depuratore? Me sa. In testa senti le fogne? Sì. Puzza de stronzi. La gente viene quassù, dei ristoranti, magnene e cagne. E la merda va a finire qui dentro. E io ho aperto quel tombino lì che c'era i stronzi. Comunque io dicevo, questo mondo di merda, per modo di dire, perché la generazione di merda siamo noi a renderlo così, perché sennò il pianeta è un paradiso. E dobbiamo lodare il Signore Dio per averci donato tutto questo immenso. E poi un pianeta così piccolo come il nostro, una goccia in un oceano, è bello. Sì, pensa un po'. Pensa un po' agli altri pianeti più giganti.
Quello è il depuratore, sicuro, depurato tutte ste ville che c'è qui sopra! Se non c'era quella captazione d'acqua e quel depuratore di fogna, veniva giù qui il fiume. A st'ora le sorgenti erano lassù. Manco c'era bisogno che noi proseguimi per andare a cercare l'acqua più basso, no? Allora non la muoviamo finché non troviamo l'acqua. Quindi a quest'ora ci fermiamo qui direttamente a magnà? Sì. C'è lì sotto con l'albero? Tutte radiche! Radici? Sì. Pochi sicuramente la terra è venuta su quando piove. Ha sgrottato sotto l'acqua. Oh, fino ad è, abbiamo fatto sta parte qui, fino a questo punto, lo possono fare chiunque, anche le persone disabili, anche quelle paralizzate, poi ne arriva qui. Adesso chi arriva al bello? Chi arriva per gli uomini incazzati e duri? Amore! Guarda laggiù il fiume, oh! Sai che spettacolo a solo se c'era l'acqua? Il fiume, quello è? È un fiume secco! Un ruscello, ma non c'è niente! Fa solo scena così, ma se c'era l'acqua a st'ora si poteva tranquillamente lodare il Dio nell'acqua! Si è accorto qui? No! Che c'è le piante che vengono giù come se venisse giù l'acqua! Oh! Sì! Però non viene giù niente! È sciocco, Sì. Vedi la velutina c'è però? È dove? Bello sotto, c'è tutta la velutina. Oh, qui, guardiamo un po', questo albero quanto è immenso, quanto è alto. Mamma mia, quanto è bello. Questo albero, grazie a Dio di questo albero che ci hai donato, grandissimo, che tiene e sorregge tutta la montagna, vabbè. Tutta la montagna è sorretta da anche ad altri alberi, però specialmente questo, guarda lì, sì. Le radici, chi? Guarda dove posti, tiene su tutto, tutte le pietre, tutto quello che c'è sotto. Oh, quest'albero chissà quanta acqua assorbe, eh? Ogni albero assorbe l'acqua, immaginiamo quant'acqua ci sarà dentro su monte, anche se no non vediamo un cavolo laggiù. E guarda quanto è alto, sarà alto 35 metri, eh? Quella parete sembra terra e invece tutte foglie. Sotto c'è la roccia, Lo sai che laggiù, quando sono andato laggiù con i piedi, mi è sprofondato di mezzo metro, come se fosse la neve le foglie. Hai capito? Sì. Io stavo a pensare a due cose, no? Guarda la roccia, come è fatto col torrente, no? Sotto la montagna lo sci. Sì. Noi abbiamo percorso 7 km con la macchina ante con la strada, che per terra era luci la strada, no? Sì, sì. De roccia. Ma poi in questo caso, no? Dico. Gli alberi intelligenti. Nasce nessa le radici, perché la montagna non è piana, no? È obliqua, no? Nasce nei obliqui, dopo si indrizzene. Ecco perché ha collo di giraffa. È vero, nasce pure io ci ho pensato. Poi si indrizzene, vedi? Pensavo in la stessa cosa, e poi si indrizzene perfettamente. Sì, oh. Se questo non è Dio, cos'è Dio? Te pensa, oh? Sì, oh. Te pensa chi è che non crede ne un cazzo? Eh? Che bastardi. Pure questo, vedi? Sì. Tutto storto pettine la montagna, poi si indrizza perfettamente. Per via di un'intelligenza suprema. Altri frutti di bosco, oh? Venuto giù un sacco d'acqua, che si collega qua, questo è un altro de torrenti, tutto secco, non damo a finire. Mamma, non so io. Fino a spiaggia, c'era.
Croce dei Fossi. Ah. Si chiama qui, perché si incrociano due fossi. Oh, chi? Tanta acqua c'era! La colata proprio di pietra, vedi quando va a finire dopo sotto là? Sì. Sì? Ha scavato la roccia, l'ha levigata e l'ha arrotondata, guarda! Dopo... laggiù, perché facevo depressione, fa un rialzo ha fatto! Eh? È un arco! Ora veniva giù pure chi l'acqua! Sì, non è solo lì dove stai tu! Qui tutto veniva giù, dappertutto. Tutta acqua, non c'è più niente. Sarà perché piene l'acqua da lassù? Sicuro. Ma lì pare che sei dentro un buco. Sta a sentire. Il punto è chi è? È come il fiume Ambro. Io dovevo trovare il punto per fare la diga, no? Come al solito. Guarda, guarda, chi già viene giù. Chi vedo che viene giù qualcosa. Te pensa un po'. Allora a sto punto, sta a sentire quello che penso io, no? A sto punto, sotto, dentro lì, scappa fuori l'acqua che si infiltra dentro se rocce e sottoterra e scappa fuori da qua. Eccola la sorgente. Che storia. È sicuro? Da là pare che viene giù. Adesso buco, va. È qui! L'ho trovato, il buco. E chi è? Vedi che viene giù? Sì, viene fuori da lì. Trovata la sorgente del Rio Freddo. Qui. Qui adesso, in questo momento, si sta benissimo. Non è come prima, lassù, in alto, lassù sopra, che c'era un sacco di vento. Qui, tanto, c'è due pareti de monte. Copre il vento. Stiamo bene, perché abbiamo trovato finalmente il punto unico di questo fiume. E qui è. Lì. Anche se pare che non butta quasi niente, però un tantino di dietro quella roba, lì nasce, dove avevi il dito lì. Sai cosa faccio per voi altri? Che mi state a guardare? Un buco per vedere proprio l'acqua, ci voglio mettere la mano, che sgorga. Ma no, sei peggio da San Tommaso, te. Non è che perché finché non ci metto il dito non ci credo. No, io ci credo perché vedo con gli occhi. Però ci voglio mettere il dito? Però ci voglio mettere la mano per vedere cosa scappa fuori, cosa c'è dentro. Bella la buffa del piscio! Sì, a te faccio! Se c'è qualche tutto e beve il piscio! Però come mi fa? È meglio andare a mangiare sotto la cascata! Sì, ci mette tutti! Non c'è il vento? Vicino alle sorgenti del Rio Freddo, affluente del Sentino, a sua volta affluente dell'Esino. Già qui l'acqua viene giù! Più in su, lassù c'è la cascata, l'acqua non c'è, la sorgente è per forza in due che stanno lì. E poi la cascata ormai si definisce solamente una mura scavata dall'acqua. Sì, comunque dopo, nel periodo che si scioglie le nevi del Monte Cucco, sicuramente viene giù l'acqua, voglia. E anche tutti quei legni che c'è in mezzo lassù nel percorso del fiume più in alto, e risale sicuramente la primavera d'estanno. Ah, giusto, è vero. Sicuro, sì. E lei vede su maglio comunista. La rinuncia a Satana, fonte e causa delle nostre tristezze giornaliere, fonte e causa di tutte le cazzate che stiamo facendo nella vita, fonte e causa di tutto il male che esiste in questo pianeta, e fonte e causa di tutta l'oscurità che noi ci creiamo giorno per giorno, che Satana ci crea giorno per giorno. Se noi ci svegliamo la mattina incazzati, è perché Satana che ce lo induce. È perché lui che ci crea il peccato, è lui che ci crea tutti i malumori, le scontentezze, tutti i dispiaceri, incidenti e tutto. Non è vero? È tutto lui. Allora noi consacramoci al cuore immacolato di Maria con questa preghiera di rinuncia.
Però dimo due modi il nostro nome. E se volete fatelo anche voi. Io, Matteo Montesi. Io, Luca Ambrogetti. In nome di Gesù rinuncio. A Satana, al suo corpo occulto, a tutti i suoi spiriti, presenze, forze, arti, patti, poteri, riti, parole magiche, immagini, messaggi sublimali, programmi, simboli, legami, malefici, li rigetto. A tutte le opere di Satana sulla mia mente, sulla mia volontà, sulla mia affettività, sul mio corpo, sulla mia memoria, sui miei sensi, sul mio tempo, sul mio spazio. Allo spirito d'occultismo, divinazione, spiritismo, magia, medianità, telepatia, trance. Allo spirito di menzogna, dubbio, confusione, inganno, confusione mentale, ipocrisia. Allo spirito di orgoglio, vanagloria, dominio, egoismo, autodoliatria, maldicenza. Allo spirito di ribellione, impietà, bestemmia, ateismo, superstizione, falsa religiosità. Allo spirito di rancore, ira, divisione, discordia, maledizione, invidia, gelosia. Allo spirito di impurità, disordine, impedimento affettivo e sessuale e sensualità. Allo spirito di pigrizia, rifiuto della croce, lamento, indifferenza, destino, scoraggiamento. Rinuncio allo spirito di avarizia, avidità, idolatria. Allo spirito di paura, incubo, terrore, fuga, angoscia, isolamento, disperazione, tristezza, morte. Allo spirito di oppressione, infermità, rovina, droga, dipendenza, gola. Adè insieme. Credo nell'amore del Signore, credo nella misericordia del Signore, credo nella gioia del Signore, credo nella pace del Signore, credo nella bontà del Signore, credo nella potenza del Signore. Poi questo qua. Credo nella giustizia del Signore, credo nelle opere del Signore, credo nella fede che dona il Signore. Solo a Lui renderò gloria, lode e onore nei secoli dei secoli. Amen. Affidamento a Maria adesso. Cuore immacolato di Maria, io rinnovo oggi nelle tue mani le promesse del mio battesimo. Rinuncio per sempre a Satana, nemico della nostra gioia. Rinuncio ai suoi inganni, alle sue seduzioni, alle sue opere. Mi consegno interamente a Gesù, segno vivo dell'amore di Dio per noi, per essere più fedele a Lui e per poter vivere pienamente come figlio di Dio. E per poter vivere pienamente come figlio di Dio. Io mi affido a te, Maria Immacolata. Ti scelgo come mia madre e mia signora. A te come un figlio, io abbandono e consacro la mia vita, la mia famiglia, la comunità nella quale vivo. Disponi sempre di me secondo il tuo cuore, o Maria. Preservami dal male e difendimi dal maligno. Nell'ultimo giorno accoglimi tra le tue braccia e come figlio tuo presentami a Gesù. Allora l'anima mia esulterà di gioia. Inizierà il mio paradiso. Inizierà il mio paradiso e sarà un eterno canto di lode a Dio insieme con te, o Maria. Madre di misericordia, amen. Adesso questo qua, basta. Te lo chiedo, Gesù, per i tuoi meriti, per il tuo sangue prezioso sparso sulla croce. Quante pagine era? Non è... Non era l'unica, quindi è questa qui. Perché, io c'ho solo questa. Beh, perché era qua. Chiediamo a Gesù. Te lo chiedo, Gesù, per i tuoi meriti, per il tuo sangue prezioso sparso sulla croce, per i dolori della Vergine Maria, per l'intercessione del Patriarca San Giuseppe, a gloria della Santissima Trinità. Amen! Allora Tobia scrisse questa preghiera di esultanza e disse: Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. È Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, fra le quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. Allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Amen! Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia?
Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Lode e gloria e onore nei secoli a te, Signore Dio Onnipotente ed Eterno. Questa sarà loda a Dio, se noi non lo loderemo quando ritornerà coi suoi angeli nel cielo. Un pezzo di pietra è questa. Le pietre, la pietra, questa loderà Dio, se noi non loderemo a Lui. Sicuramente a Dio, c'è scritto lì. Non ho scritto io quello. Le pietre sicuramente le loderanno. No, sicuramente, al 100%. Se non sarà l'uomo a lodare Dio quando ritornerà dal cielo, saranno le pietre! Adesso, siccome Dio, Gesù, il nostro sole del nostro sistema solare, ci ha detto, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi adesso noi, dato che stiamo in due, io e mio cugino, siamo nel nome di Gesù, e stiamo nel suo nome, se Dio è qui. Quindi se Dio è qui, Gesù è in mezzo a noi, siamo in... sotto forma di Spirito Santo. Sotto forma di Spirito Santo, gli domandiamo, Gesù, noi ti domandiamo una tua parola per tutto quello che stiamo vivendo. Per la nostra situazione, per questa vita, per questa ombra della vita vera che tu ci hai donato. Allora noi ti chiediamo una tua parola tramite il testo che ha scritto lo Spirito Santo, tramite tutti gli apostoli che ci hai donato. Chiedere a Gesù bisogna assolutamente metterci umiltà e cuore. E dovemo domandare, Gesù, se tu vuoi, donami una tua parola. Però in due. No, in uno ti ascolta Dio, però se ci metti il cuore proprio al massimo, devi essere santo al 100%. Invece, per noi carni bastarde, imputridite dal peccato di Satana, noi dobbiamo domandare a Gesù in due o più, come ha scritto lui. Adesso, cos'è? Oh, una foglia. Adesso, Salmo, tratto da pagina 1146 della Bibbia di Gerusalemme, Salmi 29,1 di Davide. Inno al Signore della bufera. Noi stiamo in mezzo al monte. Abbiamo trovato una risorgiva, la sorgente del fiume, no? Vedi là? Sì, dopo stavamo. Si è ripulito là dove c'era la sorgente. Si è ripulito, certo. Allora leggiamo un attimo questa lettura, dopo maniamo, dai. Sì, dai. Senti un po'. Inno al Signore della bufera. Aspetta. Oh, ma... Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti. Il Signore tuona sulle acque. Il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque. Il Signore tuona con forza. Tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano. Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kedes. Il tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace. Ringraziamo a Gesù ancora una volta, sempre lo dobbiamo ringraziare. Di questo pranzo di oggi che ci ha donato. Grazie Gesù di questi panini, di tutto. Oh, eccezionale questo panino che stiamo a mangiare, vero? Mi sono visto nelle altre registrazioni, faccio pena io, faccio proprio pena, visto dal basso e poi, mamma mia, c'ho un naso lungo, paro Pinocchio. Cosa tu vedi? Cosa stai a dire? A te chi te pia? Un figlio di 2 anni e mezzo, sei brutto, naso lungo, non fumi, non bei, non c'hai un piercing, non c'hai un tatuaggio, non c'hai niente.
non vai mai al bar, non vai mai in discoteca. Come fai? Oggi le donne non vogliono vogliono questa gente lì, oh! Le donne oggi vogliono quelle... Sai urecchini, sai piercing, sai tatuaggi, sai che vanno dal bar dalla mattina alla sera, che giocano, che cose, ma a te è impossibile, mai troverai una donna te ormai. Manco quelle che pare sante. No, manco quelle, anzi, quelle le prime, le più diavole, quelle lì. Sì, infatti, lo devo ammettere che faccio proprio pena. Non c'ho nessun vizio. Eccoci. C'ho il naso lungo, un fio. Un fio di 3 anni ormai. Un fio quasi di 3 anni, chi lo vuole? Le donne di oggi non ne frega un cazzo di un fio. Le donne di oggi vogliono solo il cazzo e basta. Poi non gli passa davanti, lo vogliono pure dietro. Perché gli piace da merda, oh. Mi piace il cazzo sporco di merda. Come le merde dei cavalli delle mucche. Però peggio, perché le merde dei cavalli delle mucche, bene o male, è fie. Allora le vuole nella merda dei liquidi dei McDonald's. È peggio perché, prima di tutti, le bestie mai ficcano il culo, eh. Un toro non lo ficcano il culo alla vacca. Solo gli uomini possono essere pervertiti a tal punto. Allora Luca, te sei al terzo panino, io invece ancora mangio il primo, guarda. Allora, stavo a riflettere di quei discorsi, perché è vero, adesso come adesso, prima che ritorneranno essi angeli a restaurare il mondo, a purificarlo, e eccoci è, che tanto quelli come me mai troveranno una ragazza brava e seria, o perlomeno, anche se ce l'hanno da qualche parte, però... non c'ho idea. Non credo proprio che... Tanto come abbiamo detto, anche le più sante vanno in cerca i ragazzi drogati che fumene, drogene, bestemmiene e i vizi, tutti i vizi. Vero? Ma poi non è un'esagerazione, è vero, è un dato di fatto. Inutile che voi dite, non è vero niente quello che dite. Le sante vanno in cerca i santi. Invece no, peggio. Le sante, po' quale santi? In realtà de santi ce ne state tanti de santi in tel mondo, però le sante che dimono, intendiamo che è che pare che va tutta messa, tutti incontri, tutto in chiesa, focolarini, rinnovamenti, tutto rinnova, dopo la fine vai su Facebook e scrivene, oh, chi mi vuole scopare oggi? Oppure c'è scrivene nella cronologia che è rimasta, c'è scrivene... Te hai visto e hai fatto mai con tuo marito mentre guardavi porno sesso? Oppure così ti sei ficcato ante il culo? Ti ha ficcato mai qualcuno ante il culo? Chi? Così in genere, no? Io ho visto dei messaggi, ho scoperto un tel computer di qualcuno che scrive una vicenda, no? Hai fatto rapporti con i tappi del shampoo, te li ficcati ante il culo? Tutte le registrazioni... E passate che noi abbiamo detto un telemontagna che Niciu ci ha ascoltato, è tutto vero. La Moratti, no? Perché si trova male delle scuole? Perché le scuole uguale sesso e scopata e le scuole, la scuola oggi è diventata una prostituzione. I casini una volta, c'era Mussolini, no? Ha dato la libertà dei casini, perché almeno tutto lì c'era il dottore, guardava le puttane. Ma invece dai, è la scuola i casini. Tu vuoi andare con una puttana, vai alla scuola. Sì, a basta la Gelmini se trova in difficoltà. Sente le piove, oh. Qui sotto non c'è piove. Però ormai qualche goccia scende, sì. Da sì alberi. È un po' riparato, all'inizio ripara, dopo no. Quando si molla del tutto...
Oh, piove tanto! Il quarto panino! L'hai quasi finito pure questo? È una Madonna! Non smette la pioggia, eh? Pare che c'è il sole dentro la videocamera, guarda, eh? Oh, vabbè, mangi tutti questi biscotti? Sì. Porca, quanti ce n'era? 50? Una cinquantina ce n'era, eh? I frufru. Quante porzioni c'era lì dentro? Mm-hmm. Per 3-4 persone. Te l'hai finite tu? Ti è piaciuti? Immaginavo. Quanto vedi? I wafer. Un altro pacco dei wafer. Sì. È finito del tutto? Non so. Ah, c'è rimasto questo. Fammi vedere io lì dentro. C'è niente. Controlliamo meglio. Questi tozzi del pasta, le biscottate che vanno a male, invece non vanno a male nella pancia di Luca. Quattro panini vuoti, sì. E questo è l'ultimo. Finito. Vedete, manca la sacchetta dei biscotti pure. Sì, giusto per il dolce. Hai finito tutto? No, ma sai che ancora c'è questo. Non c'è più niente già! Finito tutto!
Ma che cosa c'è rimasto? Le mulliche. Che pure è finito tutto. Che delusione. C'ho fame ancora io. Ad ecco un magno. C'è più niente. Hai trovato qualcosa? Sì, oh. Oh, questi cibi me li ho portati io, adesso che mi ricordo. Va. Oh, con questi sicuramente sazierò la mia fame. Quanti ce n'è lì dentro? Una trentina? Chi va appeso? Quanti ce n'è? Duetti. Ma in tutto quanti ce n'era, li contati? Quanti te ne mangiati? Oh, questi tutti zucchero, eh? Tutti zuccherati. Il caro mio cugino, fortuna a te Luca, che ogni tanto ci incontriamo, che ogni tanto famo queste escursioni, almeno mi divago un po' la mente e almeno stiamo un po' in pace, in salute e in serenità, qui su queste montagne. Quanto te sei mangiato oggi? Oggi hai mangiato un bel po', eh? No, vedevo quello che c'è, il mastro. Poi ci fame anco? Sì. C'hai fame? No, madonna. È impossibile. Hai mangiato 5 panini col ciaiuscolo. Tutti da per te. Io l'ho mangiati 1 e mezzo. Non l'ho fatta dopo. Io non mangio più niente, oh. Apposta, no? Chi me vuole? Secco come uno spì. Non c'ho nessun vizio. Chi me vuole a me? Chi me se pia? Te invece c'hai tutto. Te mangi tutto. Stai bene, tranquillo. Il lavoro, la casa, c'hai tutto. Te deve pia qualche tu. Non c'hai nessun vizio manco tu, però. Ma di la verità, essere sincero, ancora c'hai fame? Voglia se c'avrei fame ancora. Solo che dopo se non buttate a poca poca, me devo contentare. Oh, bevo, raga. Dov'è sto bucio? Scappa fuori da là l'acqua, oh. Dove, oh? Lì. Capito? No. No, va. Lì, 2 secondi adesso che? Lì. Chi scappa fuori, sacco? Vediamo un po' sto... Eccola! Lì dietro, leva pure quello, eccolo. Qui mo scappa fuori, sacco. Sto fiume. Com'è che si chiama? Com'è che si chiama sto fiume? Rio freddo. Rio freddo, congelato, eccolo. È là lì la videocamera. Forse si riprende. Che madonna ci sarà qui dentro. Ecco! Oh, ti stavi ripiato, stavi? E pare. Chi? Scappa fuori da chi allora? Oh, è registrazione. Che madonna scapperà da chi? Scappa fuori! Acqua! Acqua, fammi vedere dove stai! Te voglio vedere! Ma dai, rispetta che si calma le acque, oh! No, non c'è là. Non c'è? No, lì. Noi andiamo alla ricerca dei buchi. I buchi, no quelli che intendete voi altri, i buchi della cocchia. O il culo. Noi ricerchiamo i buchi dell'acqua. Eccoli.
Hai capito? Oh, in poche parole, il rio freddo inizia da qui. Però ancora non è che è proprio completa l'opera, vedi? Devo riservare lì tutti quei massi. Cosa te voleva, Samura? Sti massi qui, de studeto qui. Lì. Sì. Però devo far venire giù tutto, fino all'albero lassù. Ci vuole un trattore. Qui, scaviamo tutto fino lassù. Fino a quella parete rocciosa lassù. No, basta solo un po', dai. Vedi, già abbiamo visto un due che scappa. Sì. Scappa da lì. Ma se uno vuole vedere cosa c'è lì dietro? Gente... bisogna che scavo. La gente vuole vedere. Sbucio. La gente non c'è, poi le ficca il dito loro perché non si trovano qui, però vuole vedere noi che ci ficcamo il dito. Se no non ci credeni. Se no non ci crede che lì c'è una cela. A parte che non ci venerebbero mai questi qui. Mai? Questi che sta guardando questa registrazione mai verranno qui. Mai? Mai. Quindi... Perché disabili? Sì. Oppure perché non gliene frega niente la natura? No, non gliene frega niente delle sorgenti, niente. Niente? Niente. Oppure chi è che gliene frega, però non c'ha né l'uomo o la donna adatta e non c'è pole né venì perché c'hanno una coppia di merda. Sì. Mai oseranno venire qui. Oh. Adesso viene giù l'acqua cristallina, si vede subito, Sì. È congelata. Dai, io levo tutto qui, roba che scappa una vipra, me pizzica pure per voi altri. Piano. Vai. Vai. Qui devo scavare? No. Lì. No, sì! A posto, mi sa che dai ormai. È il grosso. Bello, eccolo il buco! Eccolo qui, la ma! Eccola! La vedi, la ma? Che bello, il rio freddo nasce da quel buco! A posto! Dighi! Eccolo qui! Sbruca, sbruca! Oh, finalmente! Toh, ficcaci la materia! Va così, guarda! La mamma mia allunga mezzo metro, guardate! Eccola la mamma! Toh, la vuoi? Pittela! Eccola! Guarda! Mezzo metro di ma, non te passa, va! Guarda chi, va! È il bogo! Se c'è uno squalo mi mangia la ma! A parte le squali non c'è qui, tutta sui dinosauri. Vai, va. Dinosauri qui. Va. Guarda che ente. Della foresta dell'Amazzonia, dal satellite è stato visto un dinosauro che si è ficcato dentro una grotta, Mi piate per matto, però sottoterra c'è i dinosauri. C'è tutto, la terra è cava. Non sapete un cazzo. Che fanno in cazzo solo questa gente, sì. Non sanno niente. Ci sanno solo bestemmià. Insulta al Padre Eterno e andà contro Dio! Mio cugino ha trovato anche una brioche per mangiarsela, oh. Ma c'hai fame ancora? Sì, oh. Se la roba, ho trovato questa. Che spettacolo. Ti piace? Arcomincia a piove e noi siamo qui che abbiamo formato questo laghetto qui per vedere sta sorgente di questo fiume, infatti qua si muove di continuo le foglie, vedi che si muove. C'è un circolo qui che fa tipo un vorticello piccolissimo che scappa fuori da sotto lì, dove ho messo la mano prima, dentro lì è buco, adesso si è messa la sabbia e sotto la sabbia c'è tutti i vermini lunghi tipo i serpentini, però non si riesce a intravedere, no. Vedi, uno si vede a occhio ma con la videocamera c'è sotto la sabbia, oh, veramente non si vede un cazzo qui, tutto un pannato. Bello, il vermino. Poi è lungo. Sì, oh.
Prima c'era l'uccello perché c'era la terra sopra. Hai visto? Sottoterra è andato il verme, va? Sì, io. Lo vedi? Sì! Ora le lungo! Oh, no, madonna! Io ci ho ficcato le mani, chissà che razza di verme è. Sarà una serpe! Il fio della serpe? Oh, ora le lungo! Che schifo! Bello, però! Ora le lungo! Che razza di verme, no? Non mi ha pizzicato niente a me? E sulle lungo, te? Sì, io. Sotto quella stabbia? Quello scava. Dirando, madonna, è la casa mia che era prima. Questo è spaesato, te. È spaesato, gli manca un buco. Guarda lì che razza di roba. Sarà una vipera. Sì, ma però le vipere sott'acqua non ci sta. Sì, ma c'ha un colore strano, un marrone e nero. Beh, è comunque un coso d'acqua, no? Un coso d'acqua. Allora l'acqua qui. Allora l'acqua qui non va via mai, perché se è un animale d'acqua. Se questa era l'acqua momentanea del momento che scappa fuori da lì solo per le piogge che c'è state, vabbè, un conto, se no. Oh, un altro, oh! No, no, è acqua perenne, perenne. Lo vedi? Sì, sì. Non si vede niente. Aspetta. C'è vita in questo ruscello. In questo rio, c'è vita. C'è vita, lo, è l'una. Niente, in poche parole noi siamo riusciti a avverare il nostro obiettivo, a portare a termine questo obiettivo. Eh? Sì. Per noi. Tranne l'obiettivo di vedere la gola. Ah, per vedere la gola? Qua la gola però. Tanto la gola, no? L'obiettivo della gola è a vedere la fine di questa gola. E invece no, la gola, se andiamo no, giù... No, perché per tante persone basta non vedere la fine della gola, ma la gola in sé, no? Come la gola del furlo, non è che vedi la sorgente del Candigliano, oppure le altre gole, come la gola della Rossa, vedi la sorgente dell'Esino, no? Vedi solo la gola e basta. Ah. Invece per noi l'obiettivo è vedere la sorgente della gola. Quindi... Qui. Esatto. Quindi se anche noi non perlustramo tutta la gola intera, tanto la gola alla fine va giù, è un monte nantro, capito? Non è... Tanto il fiume dopo giù va a finire... Tanto viene tutto da chi? A noi ci interessa solo un due che viene l'acqua. Sì, perché il fiume tanto dopo si congiunge a... Va a Sassoferrato, va giù, va a finire giù a Iesi. Sì, l'acqua, sì. No? Cioè, sul mare andiamo, no? No, l'importante è vedere la sorgente. Guarda che se no andiamo a vedere una gola sul mare, e quella è una gola della fogna. Sì, sì. È una fogna, A parte col depuratore lassù de sì paesini che depurre nella merda i stronzi della gente, sì. Delle case. No, quell'acqua che santo l'ha avuta quella depurata da lassù dove a finì? Ah, qui. Ma però questo qui non è. Questa no, perché è gelata viene, al massimo. Questa no, viene da dentro la montagna proprio. Se era quella lassù a stora, era calda. Ah, sì, sì. Acqua calda de piscio, de... De stronzi de, de merda. Stronzi de merda, de cesso, de docce calde. Sì, 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 che se fanno tutti le docce, perché viene ne quassù la gente, no? Viene ne quassù nelle case di villaggiatura, se fanno le docce 4 docce al giorno, se fa e mangiene 3-4 paste al giorno, viene quassù per mangiare e per lavasse la gente, no? E per scupà. E per scupà. Se la vedeva adesso dicevo manco c'è la sorgente chi? No, eppure se muove le foglie. Non vedi, viene da quello spigolo lì. Tu ci ho ficcato la male, c'è la sabbia. Ficcicela te, dopo ti scappa fuori col serpentino lì. Lì è lui il serpente, va. L'hai visto il serpente? Lui. Strano che non mi ha pizzicato. Forse perché sono incazzato. Possa non mi ha... Forse se ero un dolcinato mi pizzicava, andava a morire pure. Vero? Sì. Tu, sta videocamera non vale un cazzo. Vero? Niente proprio. Non si vede niente, oh. Quelle a 1,8 mm era meglio. Eh? Ti ricordi quelle vecchie che c'avevo io? Le pagavo quasi 1 milione di lire. Adè, quanto si paga? Questa lo paga... Questa zia Mimmi l'ha pagata 168 euro. Capito? Cosa vale? Niente. 300 e qualcosa di 1000 lire. Ti ricordi quelle videocamere 1,8 mm che andammo a registrare sul Monte Conero, si vedeva nitide al massimo? Perfetto. Quelle della televisione, sì. Proprio. Questa qui, dove è che state guardando voi adesso filmato? Fa schifo al cazzo.
Questo invece è un verme. Un verme, no. Un verme, no, sì. Vedi come striscia nel suolo. In pratica, come hai detto prima, tu, Luca, Io sono... Per la generazione di oggi sono... Un aborto. Sono un aborto... Umano. Un verme. Invece per il Signore Dio... C'ho molto senso, molto significato. Sì. Dio mi ama perché mi dona il sole, mi dona la natura, mi dona l'acqua, mi dona tutto. Mi ha donato un figlio splendido, meraviglioso. Secondo te io cosa so per la generazione di oggi? Per le donne in se stesse, cosa so io? Uno schifo. Uno schifo e poi? Una merda. Una merda con le coppe dei cavalli oppure peggio? La merda nostra? Peggio, sì. La merda di cui ragazzacci drugati che vanno al McDonald's e poi cagane la sciolta. Perché la roba del McDonald's fa venire la sciolta? A volte sì. Un macello, c'è proprio un ribrezzo sei per le ragazze di oggi, fai schifo. Fai ribrezzo, proprio appena te vedene si allontanene. Perché oh? Allora perché lasciamo il voto ogni volta che andiamo in giro? Perché noi siamo diversi da tutti. Sì. A stora oh, se chissà, io mi domando, no? Se io mi facevo un tatuaggio per tutto il braccio, no? De un diavolo. Mi si avvicinavano tutti. Gli orecchini? Se mette gli orecchini. Vabbè, gli orecchini pare che ce l'ho, perché io qui c'ho una sonda extraterrestre qui. Una cap sulla. Dentro il lobo qui dell'orecchia. Mi è stata messa nel 1996. Da chi? Da degli esseri celesti. Nei due ponti laggiù al mare. Ero da per me alle 3 di mattina, ho visto una nave spaziale. Noi ci ridiamo, ma è vero. C'è stato uno sbalzo di tempo di 40 minuti. Dopodiché, da quel giorno in poi, mi è cresciuto un affare chi? E io mi sono informato, ente i libri di extraterrestri e tutto. C'è scritto proprio che questi sono rapimenti extraterrestri e ti mettono delle microsonde tipo a mio figlio, con la pallina ante il coso lì, nel collo. Quella può essere pure una sonda! Capito? Quindi no, voglio dire, no, in poche parole, se io mi facevo un tatuaggio ante il braccio di un diavolo, di Satana, no, coi corni, come è apparso, quando è apparsa la Madonna a Maggiugorje dentro quella sala, no? A Maria. Non è scappato fuori il diavolo, era ante la finestra affacciato, coi corni d'ariete tutto roscio, come peperoncì. Sì, allora mi facevo un tatuaggio su piano de donne. Sì, ti currene dietro. E poi mi currene dietro, e poi se me lascio uno stronzo, mentre cago, no? Quando vado a cagante il cesso, me lascio, quando andrò a fare una diarrea, me lascio la merda che scola te i pantalò, e vado in giro così, sente nessa merda e attratti. Sì. E allora le donne cosa diventate? Cosa diventate? L'apocalisse non è niente al confronto. Satana. È diventate Satana in persona. Sì. Quindi le donne, apposta Babbo dice, le donne ne sanno più una più del diavolo. È diventate peggio di Satana addirittura. No, Satana è il massimo proprio, no? Lui è il re. Il re dei diavoli e le donne gli currene tutte dietro. Oh, ma te, Luca, pure... Oh, te non ci hai pensato a fare un tatuaggio di un diavolo? Almeno c'è un sacco di donne addosso. Quando no. Scureggi, fai una scureggia che smerda, lasciate nel bucio del culo la merda che te scioglie, te scola. Perché? Vedrai che sarai attratto. Sì. Sarai attratto. Quando vai in un incontro di preghiera, te fai scende la merda ante il culo dei pantalò. Così tutti attratti. Tutte le ragazze che stanno lì, scappano fuori dalla chiesa dopo che hanno fatto l'adorazione eucaristica, bestemmino a Dio e te viene dietro. Te sei inchiappettene. Te ci ridi. Mia. Ride sto cazzo, ride. È vero, sa. Ti ricordi quei preti lì, in te quel giorno lì, cioè fumavano e bestemmiavano e quello là è scappato fuori dopo tutto santo, ha bestemmiato a Dio. Queste sono cose che ci deve far riflettere. Io a sta in mezzo a sanatura, in un buco c'è l'acqua. Ce l'ha donata a Dio, e invece noi lo lodiamo e poi lo bestemmiamo. Tutte le registrazioni sempre queste, dico. Vabbè, quando il prossimo incontro... C'è niente da fa. Quel prossimo incontro di preghiera, mi è smerdato, cioè, almeno, almeno le ragazze mi curino tutte dietro. Oh, ride, davo, ride però, un par di ciuffoli. Davo, però, cosa ridemo? Davo, no, non dobbiamo ridere, oh!
È vero! Però Dio dopo non ti ci cura più dietro, però. Dopo però, se scegli la parte del Satana, dopo è inutile che vai all'incontro del... Ma le donne, no, perché fanno un controsenso, dice sto dalla parte del Satana, voglio incontro di preghiera. Per le ragazze è normale stare dalla parte del Satana e andare incontro di preghiera, per me no. Uno deve, per secondo me devi fare una scelta, se stai dalla parte del Satana non vai all'incontro di preghiera, no? Se stai invece dalla parte della preghiera non puoi andare, non puoi vestire come Satana. E non puoi andare in giro negli atteggiamenti satanici. Ma in poche parole, questa riflessione di oggi serve a qualcosa in queste registrazioni? No. Io penso di sì. Sì? Per noi sì. Perché io penso, no, sto a capire, e ogni volta che andiamo in montagna è una cosa nuova. Senti, piove, siamo protetti dagli alberi. Già gli alberi ci proteggono e Dio ci protegge, perché vuole che famo sa registrazione. Sì, io. Prima di tutti gli alberi proteggono anche dalle frane, perché se non c'era le radici dei alberi, la storia qui era franato tutto, non potevi stare qui. È vero. Poi tramite queste grandi chiome ci protegge dalla pioggia, dal vento. Le foglie. Cosa volemo de piovo? Niente, quindi Dio c'è da tutto a noi. Siamo noi che non ci basta mai le cose che c'è da Dio, ne andiamo in cerca altre. Per quest'altre cose dobbiamo chiedere aiuto a Satana, no? La perversione ce l'ha da Satana. Quindi apposta, oh, giù il mare, tutti tatuate. Tutte, le donne tutte tatuate, oh, tutte. Dalla prima all'ultima. E poi tutte in tele caviglie, tutte in tei piedi, in tele chiappe de culo, vicino al bucio. Pure lì se l'ha fatto. Come pure lì? Cos'è? Vicino al bucio. Te meravigli, vicino al bucio del culo c'è un diavolo. È vero, eh? C'è un demone, un demonio, e poi sì, i cinesi de merda vendene sempre i tatuaggi contro la pelle, dopo gli viene i cancri alla gente. Sì. Te pensa, spendene 30-40 euro, dopo quelli che se scancellene dopo una settimana costa 5 euro, o 10, o, non, o 15. Chi lo sa, io però, non mi ricordo più, però. Quelli che se scancella dopo una settimana, uno solo per una settimana diventa satanico. Dopo ritorna a Dio. Sì, domani. Sì, però te ridi, però nella Bibbia c'è scritto non tatuarsi il corpo, perché il corpo è di Dio, non è nostro. Però anche lì c'è la gravità dei peccati. Un conto farsi un tatuaggio che dopo una settimana va via, allora uno, vabbè, fa come se non ce l'avesse, non ce l'avesse avuto mai. Un conto farsene uno fisso che te rimane per tutta la vita. Sì, ma allora, però, in poche parole, no, cosa vivemo adesso? Prima del suo ritorno degli angeli tra qualche anno. L'Apocalisse? Cosa vivemo, no? Ma l'Apocalisse, cos'è l'Apocalisse? Lo scatenamento delle forze del male, in cui è Satana che domina il mondo. Satana in che modo, però? Alle donne, le domina attraverso... non si sposene perché mancanza tanto... Mancanza dei figli, non c'è niente da fare, per tanto gli dan piccio i figli. Non si sposene... Perché se no, se si sposa ne deve spendere per il divorzio dopo, tanto pensa, intanto dopo divorzio, che cazzo mi sposa fa? Tanto c'è un altro uomo dopo. Tanto io voglio avere altri cazzi diversi, voglio provare nuove sensazioni sessuali. È per quello che non si sposa più Nicio. Sì. Ma capite? E poi il sesso ormai non è più vissuto come strumento di procreazione all'interno della coppia regolarmente registrata davanti a Dio. Ma che coppia è coppia? Quelli che adesso fanno rapporti e convivene, uno va ante un posto e n'altro ante un altro. La donna va a fare la puttana in giro per strada di notte, dà via pure il culo, e l'uomo va a fare il transessuale in giro. Quindi, dopo se rincontra, ne lì convive e ne scopene. Quindi la pornografia ormai a tutti i livelli, non solo nelle riviste o nei film che si trova in dei negozi, ma ormai la pornografia è di casa, è dentro le case, dentro le famiglie. E quindi anche tramite la pornografia Satana è entrato nella famiglia e cerca di distruggere la famiglia, no? È quello che è l'obiettivo di Satana. Ma però io... adesso ci sarà la risposta di Medjugorje. Ma sì, adesso, a parte questa risposta di Medjugorje, certo, ci sarà, e questo è un evento straordinario, e... Che se non ci fosse questo finirebbe tutto. Certo, non può continuare sto mondo, perché tanto le nascite è diminuite tantissimo. Tutti contro, sì, contro tutti le nascite, contro, perché sì. Uno dice, no, Satana gli dice alla persona, no, ma io perché me devo sposare? Tanto dopo roba che divorzio, e poi, dopo tutto, tanto... E cosa dopo che mi sposo cosa ho fatto? Dopo mi stufo, sempre quella la donna, oltretutto, e poi il bambino, chi ne va a mettere al mondo un bambino, un tessu mondo chi de schifo?
Però dopo il bambino è un impiccio. Il bambino è un impiccio a una donna, perché deve scopare, deve stare sempre al cellulare, deve stare sempre a scrivere su Facebook le puttanate varie a tutti. Quindi il bambino diventa un peso insopportabile e quindi molte donne decidono nella libertà di non avere figli. Oppure i figli li fanno e li buttano dentro la mondezza. Quando per sbaglio... Anziché dentro la riciclazione. Quando per sbaglio gli viene fuori un figlio, sempre per errore comunque, no? I figli ormai non sono più frutto dell'amore, ma sono frutto di errori, di mancanza di protezione nei rapporti sessuali, scappa un figlio per sbaglio. Oppure perché la sborra ha strappato il preservativo, che è fino e quello c'ha il cazzo lungo quanto un cammello di un negro. Oppure perché si è scordati di pigliare la famosissima pillola del giorno dopo. C'hai ragione. Oppure perché, può succedere un caso su 100 che la pillola non ha effetto. Oppure perché l'uomo è talmente fragile che basta avere un culo, una donna vogliosa e zozza, e l'uomo già glielo fa lì, gli sgrizza ante le chiappe, e dopo quella se va a toccare, se sgranfigna lì in mezzo, gli va uno spermatozoo la feconda. Sì, quindi le possibilità ci sono, capito, che vengono questi pori angeli, come li vuoi chiamarsi, bambini destinati per sempre all'infelicità. Oh, oppure uno, stava pensando, oppure una donna se fa tanto il culo da uno e quello gli tira fuori il cazzo tutto smerdato, gli sgrizza la sborra dopo quella, cioè la sborra ante il culo, gli va a toccare ante il culo e gli si ficca i spermatozoi davanti e la feconda. Sì. Dopo la pillola non gli ha fatto effetto, il preservativo si è strappato perché ante il culo è stretto, fa schifo. C'è sempre l'aborto. Che schifo. Infatti l'aborto con i suoi 40-50 milioni di bambini all'anno uccisi tramite l'aborto. Al giorno. Adesso al giorno. Al giorno, al giorno. Non hai sentito 50 la statistica? Milioni al giorno. La statistica del rinnovamento dello spirito in Europa ha detto che 50 milioni al giorno nel mondo succede di aborti. Al giorno. 50 milioni al giorno. Ma ti rendi conto le scopate che fanno adesso come adesso tutti i giovani di oggi? A 12 anni già scopene tanto. In questo stesso istante quante scopate ci staranno a fare in giro la gente in tutto il mondo? E poi in Tessumonte Cucco, no? Il Monte Cucco, questo qui. Sto monte. Quanta gente scoperà dentro quelle case lì, dentro quelle capanne lì? E poi per niente. Scopene per averci un godimento di 2 minuti, l'uomo 2 minuti, la donna non finisce mai perché tanto è il diavolo. La donna è sempre lì pronta, non gli basta mai, non se mai si accontenta. L'uomo invece sì. E dopo anche sta facendo lì, cioè che le donne dopo perché vanno in cerca sempre altri uomini? Perché l'uomo beh o male dopo 2 minuti ha fatto, no? Lì non finisce mai invece la donna, va sempre in cerca di altre soddisfazioni. Dopo la donna, se non trova un uomo che dura tanti di più, lo lascia subito. Certo. Se sposa, se non si sposa, se si sposa a posto, lo lascia dopo. Dopo nasce i divorzi, allora è la donna, più che altro è la donna. La donna perché l'uomo è un burattino al confronto della donna. Perché nel peccato originale chi è stata? Il serpente a chi ha ingannato? A Adamo o a Eva? A Eva, la moglie, perché sapeva che la donna è più debole e viene subito ingannata dal serpente. Allora dopo la donna ha convinto, perché le donne ci convincono gli uomini, ci convince, e allora dopo anche l'uomo pecca. Ma allora, per accontentarle, capito? Una domanda satanica che mi viene in mente, che nemmeno la dovrei dire, perché Dio ha fatto la donna più duratura sessualmente, che dura di più, che non si accontenta mai? Perché? Perché la donna doveva, nel progetto originario, partorì, fa un sacco di figli, perché crescete e moltiplicatevi. E la donna quindi non doveva sempre avere voglia di piallo in cazzo, in cocchia, per partorire di continuo, uno dopo l'altro. Però se parole cattive bisogna che ce le lasciamo da parte. Noi dobbiamo dire nel punto intimo, è la parola più pulita. Perché se parole sporche dopo hanno rovinato il mondo e noi lo stiamo facendo pure noi, perché siamo tanto imbrogliati dal diavolo. Capito? Sì, allora basta con queste parole cattive, allora parliamo in maniera corretta. Corretta. Allora, tramite quindi i bambini, quei pochi che riescono a sopravvivere agli aborti, a questi 50 milioni di aborti al giorno, no? Penso allora, quante scopate c'è dietro, scusa? Se 50 milioni sono gli aborti, c'è tutti quelli con preservativi, tutti quelli. Ogni giorno nel mondo ci sarà 1 miliardo di scopate, allora, di più.
No, ma però, comunque, no, nel mondo mi sono confuso, in Europa. Ah, in Europa? Perché nel mondo è 7 miliardi di persone. Su 7 miliardi, se dovrebbe... No, 7 miliardi di persone scoperanno... Scoperanno 5 miliardi di persone su 7, perché quell'altro quindi... è tutti disabili, non riescono, non riescono a fan cazzo. Ma allora su 5 miliardi, allora così. Oh, gente che scopa quante volte al giorno? Due volte, toi in media. Due volte, quindi fa conto che se 5 miliardi di gente che scopa, c'è cioè 2 miliardi e mezzo di scopate al giorno, per 2, 5 miliardi di scopate al giorno su questo pianeta. Quindi su 5 ci saranno 2 miliardi di aborti al giorno. 2 miliardi di aborti. E quindi è una guerra continua, verso Dio. Quei pochi bambini che riescono a sopravvivere, che nascono, quei pochi lì, destinati per sempre all'infelicità, dato che non è che sono frutto di amore, no? Quindi non c'hanno una madre, un padre che li tira su. Niente, bandati allo sbando. Futuri delinquenti che poi dopo, piano piano, fra 50 anni, se il mondo andrà avanti, beh o male il mondo andrà alla rovina comunque, anche se non succederà niente. Quindi il mondo comunque vada, anche se non c'è l'impatto meteorico, e anche se non viene gli angeli, anche se non fa niente, non succede niente, comunque vada, il mondo va all'autodistruzione. All'autodistruzione, sì. E grazie a Satana che è andato proprio a colpire nel punto base, cioè nella famiglia. La famiglia, quella nella generatrice dei figli. Allora, la preghiera non esiste. Oggi cosa esiste? L'infelicità perché c'è? Perché non c'è la preghiera, non si prega, non si legge il libro sacro, e poi cosa c'è? C'è tutto che non va. Quindi è inutile che no... I vizi, tutti. E basta. Dopo? Impudicizia, c'è un macello, imprecazioni, fornicazioni... E tutti i vizi capitali c'è, tutti le virtù manco una, e quindi l'infelicità, ecco qua. E anche questa volta, in questa escursione, abbiamo toccato questi tasti di questa vita che tanto stiamo conducendo tutti quanti, perché siamo tutti nella stessa situazione, o perlomeno noi, chi è che sta ascoltando pure e vive su questo pianeta, no? Quindi ci possiamo definire partecipi a questa situazione morale, spirituale e fisica, giusto? Sì! Luca, comincia a piovere forte adesso, sì, dentro su bosco, però che bello, eh? Mentre piove noi stiamo qui sotto riparati dalle foglie degli alberi, come abbiamo detto prima, che pare che c'è il sole in te la registrazione della videocamera. Oh. Sì. Tanti che invece è notte. Oh, adesso piove tu. Sì, Namu. Siamo pronti, andiamo via? Sì. Saluta, dai. Oh, Namu su adesso, ci andiamo verso la macchina, verso Val di Ranco. Oh, piove a bestia, eh. Piove un bel po', senti che casì. Sì, oh. Porca miseria, le piove, Luke. Oh, giusto, giusto, abbiamo fatto in tempo a finire la registrazione. No, madonna, non le piove. Guarda, oh, guarda il lago. Mamma mia, che raggiata. Guarda, oh, si riempirà. Madonna, come faremo? Mamma mia. Grandina pure, oh, grandina. Grandina. Fammi vedere, fammi te vedere. Grandina, oh. Luca. C'è un suppamo, famo il bagno. E na madò, te grandina, del maio. Famo la doccia a posto, siamo serviti e riveriti oggi. Pure la doccia gratis, il signore. Sei in suppo, Luca, pure io. Dopo in macchina ci spogliamo nudi. Dici? Almeno ci asciucchiamo. L'acqua, oh, su albero c'è un buco dove mantiene l'acqua nei periodi di siccità. Vedi, va giù il fiume. Ma c'è un torrente nell'albero. Che bellezza che piove, eh? Sei contento, Luca? Io tantissimo.
Magari c'è chi appasse una pioggia torrenziale. Eh? Saresti contento? Sì. Magari. Le sorgenti capitate lì. Cucì, oh, se viene c'è una pioggia torrenziale, finalmente vedremo questo pieno d'acqua. No. Veria fino a chi da no. Guarda lì. L'acqua. Che bello il temporale. Oh, mai che vediamo un fulmine in diretta che squarcia un albero. Chissà con me. Mai. Ci troviamo protetti sotto questo albero grandissimo. Grazie albero che ci proteggi. Luca, qui da me non piove, eh? Guarda un po' l'alto. Qui pare un buco del culo, eh? È vero, oh. Dato che non è per la sandà sta pioggia, bisogna che andiamo in macchina. Sì, dai, ci asciugamo tutto. Gli ultimi 100 metri. Siamo in macchina. C'è rimasi 200 metri lì. Allora su. Fammi vedere gli occhiali, oh. Ma li vede, ne? No, non vede né niente. Non. Allora è inutile a farli vedere. Andiamo su? Sì. Ma guarda, qui è diventato pesante. Sa, pieno d'acqua. Se lo strizzi, quant'acqua ci sarà lì in mezzo? Mezzo litro? Cosa vorremmo fare ora? Maniamo qui o andiamo lassù? Oh, non rispondere. Andiamo su da soli, dai. Andiamo su. Chi taccia consente. Stane zitti, non andiamo su. Vabbè, andiamo. Cosa dici, Luca? Porca puttana, guarda! Una madonna, sembra una tana dei serpi! Hai visto? Già siamo al parcheggio! Ci abbiamo messo poco a venire su! Adesso, a qui già hanno acceso le luci perché è notte, il tempo ancora piove, non è per migliorare, adesso noi partiremo. E negli altri a stora, quando hanno visto che cominciava un po' a piove, venirne via subito, non stavano nella giù aspettare che proprio piovesse a bestia. Invece due che abbiamo bagnato. Invece noi siamo rimasti lì fino alla fine. Poi guarda caso, quando abbiamo finito di registrare è cominciato a piovere di rotto e ancora non ha smesso. Stanno quindi questa estate qui. Sì. Abbiamo fatto tutte le mete che... Che due mesi fa. Sì. Ecco. E allora siamo contenti oggi. Sì. Oggi chiudiamo qui questa annata di escursioni. Adesso dopo ci rivedremo per il prossimo anno oramai. Mamma mia però. L'ultimo... uno degli ultimi. Chissà per un altro anno cosa sarà successo. Infatti. Mamma mia, come potremmo dire ci vedremo un altro anno? Non sapevo manco come andava a finire qua. E poi noi campiamo quest'altro anno. Non si sa se... L'anno 2011 non si sa se si potrà fare niente. Non si sa se viene i terremoti più forti, mamma anche mia. In Italia. Comunque per questo 2010 abbiamo fatto tutto. Sì. Dopo per un altro anno... Dio provvederà. Sì, affidiamo alla divina provvidenza. Dio vede e provvede. Oh, là tutto sole laggiù da noi. Le carni bastarde c'hanno il sole. Le carni bastarde è andata al mare. Infatti. Oggi però è venerdì, la maggior parte è dentro le fabbriche. Sì. Allora andiamo giù. Sì. Oh, tutto là, oh. Tutto là hanno acchiappato. Due erimi noi. Pore mucche. Ma che non piove più, no? Guarda le magna. Le cincica. Qui è un toro mamma nero. Mamma mia. Porca miseria. Questo c'è scorna su toro. Boh. Ma un po' lì ci guarda pure. Sì. È marcato un telerecchio pure. Sì, poverino. Sa quanto gli ha fatto male in telle orecchie? Ah, che macello! No, ermi là, oh! Guarda là del nero il tempo! L'arcobaleno! L'arcobaleno! Vedi che... Oh, dove è l'arcobaleno più chiaro qua!
Ma là un macello, ma pare che è buttato giù tutto, noi mi lassù dentro, proprio nella parte più buia, oh! Sì, oh! Vedi che poi c'è un altro piccolo arcobaleno semi-invisibile lì in mezzo lì, vedi? Esatto, c'è sempre due arcobaleni. Che immensità! L'altro arcobaleno la vedi? Sì, oh! Ce n'è due, doppio! Che bello! Che sci in altra foto! Grazie Gesù! Grazie Gesù, sole nostro! L'arco! L'arco dell'alleanza! Che ci ami! Parte l'arcobaleno è intero! Parte dalla Madonna! Parte dal santuario mariano! Che ci è apparsa la Madonna un milione d'anni fa! Mamma mia! Mille anni fa! E finisce là! Là! Valico del Fossato, che spettacolo, ma bello proprio, guarda, oh. Divide in due il cielo, il sotto e il sopra. Com'è che è chiamato l'arco dell'alleanza? Quando vedrete, ogni volta che vedrete l'arco dell'alleanza è perché Dio ricorda all'uomo. Manderà il fuoco. Sta scritto. Sì. Mamma mia. Questo è il segno grandioso. Però non è che lo manderà perché il Dio gli piace mandare il fuoco, perché l'uomo è che lo vuole. Certo. È l'uomo che vuole. L'uomo, da quanto è diventato un diavolo, c'ha bisogno di una purificazione per forza, perché ma non infatti... vuole davanti così. Cos'è che dicevi? Là vanno al mare. Là vanno al mare, vedi? Là, vedete là? No, non vedo. Ah, sì. Là vanno al mare. E qua viene oltre, pare che non lo so io, guarda lì, oh. Un macello. Un macello qui al santuario della Madonna della Ghea a Fossato di Vico. Che zanzara del silenzio, no, dicei? Il santuario, questo è un luogo di preghiera, quindi bisogna fare silenzio quando si prega. Noi invece mai, noi preghiamo con le troppe parole che mi ho detto anche oggi, e adesso ci siamo resi conto qui in questo santuario che bisognava che avessimo fatto più silenzio. Però se fai silenzio la gente come fa a sapere le faccenne? Sai che lo dichi, capito? Oh, ma da pieno di zanzare, oh. Elicotteri più che altro, non è? Guarda che lì, elicotteri, non è zanzare queste. O cuore di Gesù, acceso di amore per noi, infiamma il nostro cuore di amore per te. Il Commendator Basilio Marini da Fabriano, RS il 29 giugno 1956. Ed ora possiamo notare la statua decapitata. Qualche setta satanica è venuta qui e ha staccato la testa. Mamma vero? Mia. A Gesù. Cioè, la fa, gli hanno decapitato la testa, oh, pensa. Satana. Mamma mia. Ma dov'è la testa? L'hanno portata via la testa. La testa se l'hanno portata a casa. Per fare i riti satanici. Sì. Guarda un po' la nuvola là. Oh, la nuvola della pioggia di prima, guarda, oh là. Guarda là, oh. Sta bene su tutto, no, non c'è niente, però solo quella lì, non è niente. Perché è di dietro, la perturbazione è di dietro, col poro albergo lì fallito. Sì, sì, vedi, no, non vedo, quello è fallito, è fallito, sì, cosa c'è di su, chi ci viene, e siamo sempre andati al confine tra Marche e Umbria, vedi il cippo confinario, non ho ragione.
Sì. Ah, vediamo. Qui una volta c'era una Madonna. E gli hanno staccato tutto, si è portato via tutto. Sì. Qualche diavolo. Oh, viene su davvero le nuvole da laggiù. Dove? Non vedi là? Guarda. Sì, no. Ho il cibo. Che divide i confini, sì, tra le Marche e l'Umbria. Non si legge più niente. Oh, tanto è troppo vecchio, all'era del Duce. Perugia però, Da qui? In 2 ore e mezzo di cammino se van 2 chermi prima noi a Val di Lanco. Sì, però noi abbiamo fatto un casino di strada con la macchina. Con la macchina, sì. A piedi in linea d'aria perché taglia qui, un bel pochi. Qui, in linea d'aria, che sarebbero 7,5 chilometri, perché cammini tutto in cima al monte, no? Ah, invece dai. Noi siamo dovuti scendere giù. Acqua giù pure c'è le sorgenti del Giano, il fiume che attraversa Fabriano, qua giù sta, qua giù sta. Qui siamo noi. Il fiume in due? È fuori dai confini del parco perché sta nelle Marche, no? Il parco Umbro, quindi oh, sta Fosso qui. Rigo, del zio Rigo. Fratello di zio Alberto. Cavità carsica, oh, le grotte. Che c'è sul Monte Cucco? Eccola la faggeti, faggi. I faggi, ecco gli alberi che abbiamo visto prima, no, dove abbiamo mangiato. Sì? Tutti i faggi, faggete. Guarda, c'è cateria qui in mezzo io. Sì, sto pensando come ci siamo, come su cosa siamo ridotti noi uomini. Lassù è il santuario del monte, Gesù si vede benissimo, guarda. C'avevi ragione che qui c'è un dislivello mezzo chilometro. Sì, 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 sì. E noi eri lì sopra. Sì, sì. Gesù si vede, oh. Certo che si vede Gesù. Porca, mi si è decapitato, pensa un po'. E chi sotto, come dicevi tu, ci passa la strada. Nova. Prima la ferrovia. La ferrovia dove? Guarda lassù, pare che c'è un vulcano, oh. Hai visto? Pare, vedi, gira intorno, pare che c'è un buco lì in mezzo. Porca miseria, chissà chi ci sarà lassù, sarebbe da andare a vedere il buco. No, ma dopo tu vai là c'è la vallonata, non c'è il buco. Da male, chissà. Oh, te male di tutto nudo, farà 9 gradi? Sì. Caldo. Mi sa che la galleria è ancora là, sotto. Sì. Ancora che noi non la vediamo. La ferrovia. Quello è spettacolo, comunque, quello spricco roccioso lo suona. Oh, oh. Da su, pare che viene su, da sotto. Lì, viene sparchiene sulla nebbia. Pare che c'è un buco, viene sul buco. È la montagna stessa che dà un'idea. Ah, va, vedi che viene su, guarda sotto. Pare che più a fuoco. Sì, oh. È la montagna, di quanta acqua c'è. Lassù un vulcano pare che c'è. Ma te vedi a qualcuno che guarda il panorama come fai te, come famo no? Nessuno. Non c'è nessuno in giro. Se ci fate caso c'è solo uno no quassù. Nessuno, ma manco di là, né quelle montagne là, vedi che è tutto vuoto. Nessuno. Io capirai, staria di casa lassù, da quel pendio lì? Sì.
Una rampa di decollo con elicottero, più e parto, vado dove mi pare. Abito lì di notte, starei lì io. Dopo quando c'è la neve pure. Quando c'è la neve più e parti, così che fa? Con l'elicottero vai dappertutto. Eh certo. Basta che ci fai una pista di un elicottero. Ma c'è già. Alla fine del mondo più l'elicottero mi metti in volo, a posto, volo, mi porto un sacco di scorte di gasolio. Finché volo, volo. Dopo quando vado giù moro. Però moro dopo degli altri. Almeno c'è quella soddisfazione lì. Certo, vedo le ondate tremende. A posto. A posto, invece non c'ho un cazzo. I gratta e perdi non si vincono. A proposito, dobbiamo scancellare due gratta e perdi. Sì, ah. Che ho comprato ma oggi. Ma qui li scancelliamo? Dopo. Da qualche altra parte, vediamo. Vedere la stazione ferroviaria dei Cancelli, ma c'è chiuso qui, non si passa. Oh, questo è il fiume Giano e nasce da sotto la... Dove, oh? Dov'è che sotto la galleria là, vicino alla galleria che ho visto prima. Ah, nasce da lì? Sì, sì, nasce da proprio. È tanta l'acqua? Sì. Oh, che bello, va. Ah, finalmente. A me finalmente un po' d'acqua, oggi ho visto solo un piccolo ruscellettino, piccolissimo. Sì, sì. Invece oggi, adesso, finalmente, il fiume. E questo che insetto è? Quale? Quello. Guarda chi! Oh! La grazia di Dio! Gratis! Buone, buone proprio! Tutte? Sì, già finite. Ce n'era tante, eh? Buone, buonissime, dolci. La frutta non l'abbiamo mangiata oggi, adesso Dio ce l'ha donata. Ecco. Apposta un sesto senso mi guidava qua giù, stesso campo. Il fiume Giano, mai sentito. Questi frutti del bosco da magna, cos'è? Li lasciamo qui? Ah sì? Me l'ho magnati tutti. Un po' aspri, però è buoni. Mamma mia! Andiamo! Allora, se è fermato, i carabinieri si è stornati a guardarci cosa stavi a fare, perché te mi stavi a ripiare. Allora, se credete che noi famo le stronzate, le mettiamo su YouTube. Capito? Come fanno i giovani di oggi che spacchino le robe. Pensavano che spaccavo qualcosa, invece non spaccavo niente. Anzi, lavo la macchina per la mia pulizia personale. Sì. Capito? Questi è buoni a stornarsi a vederci a spiare. Oh, lava, 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 lava. Capito? Sì. Oh. Le ragazze di oggi, se lavi la macchina, non te ce viene né dietro, perché sei pulito. Vuole nella merda, le macchine devono essere smerdate. Boh. Per me è una persona pulita oggi oppure una persona zozza? Zozza ce le vuole le gente. Sì. Almeno scopi. Però io, la mia vita non è fondata sullo scopaggio. Allora pulita. Perché non è che lo scopaggio deve venire con l'amore vero. Ma purtroppo l'amore vero non esiste più. L'amore vero non lo vuole più nessuno. Vuole nella... la convivenza, o non è scupa senza Dio, che scuperà senza Dio, se fanno tanto il culo tutti.
Vada a fanculo tutti quanti. Mondo di merda. Vedi? Una bella botta, almeno domani la macchina è pulita. Mica per fare bella figura, è proprio per me stesso, per la mia, per il mio igiene personale e per l'igiene del mio figlio. Capito? È così, l'igiene della persona, delle famiglie, le famiglie integre. Allora, dai. A conclusione della giornata mancava solo da grattare sti affari, no? Sì, dai. Meno. Se trovi 3 importi uguali, vinci l'importo. Quello uno perso. Questo vediamo un po'. 2. Niente. 5, 2. Oh. Niente, niente. Se trovi 3 uguali. Niente, niente. Che scarogna. Oh, porta fortuna, guarda lì. Tanto è satanico. Ah, ma per forza. Eh? È normale, no? 3 euro buttati al vento. Ci potevo lavare la macchina un'altra volta. Che te lo sapevano tanto. Che prima o poi andava a finire così. Però si dice che non risica, non rosica. Come si dice? Ciao. Però che non risica, non rosica. Però non è detto che chi risica, rosica. Non è detto. Ah, è vero. Forse chi risica, rosica. Certo, se non risichi, non rosichi. Ma se risichi, non è detto che rosichi. Ciao.